Senta Presidente, le note sportive le facciamo dire a Coach Evangelisti. La città ha risposto come lei si aspettava? Bella domanda, questa l'hai studiata. No. Allora, io che sono sempre pessimista avevo molta paura che la città non rispondesse, almeno dal punto di vista commerciale, degli imprenditori. Invece devo dire che questa volta mi devo ricredere, perché c'è stato tante aziende che si sono fatte avanti loro addirittura per essere, come dire, di aiuto per questa nuova stagione. Ora, non tantissime, ma insomma alcune aziende ci hanno veramente dato una grossa mano per poter costruire qualche cosa, diciamo, abbastanza buono. Poi, come dire, il metro lo vedremo nelle prime partite. Noi abbiamo deciso di puntare sui giovani, prima perché costano anche meno, ovviamente. I grandi nomi saremmo stati costretti a prendere solamente uno o due giocatori. Abbiamo pensato invece che era meglio rafforzare tutti i reparti, dai piccoli ai lunghi. E dopo il primo allenamento, devo essere sincero, io personalmente sono molto soddisfatto delle scelte fatte. Poi ovviamente saranno le partite. Ritornando alla domanda tua, la cosa che secondo me devo sottolineare è che fra tutte le aziende commerciali che si sono avvicinate, ce n'è una che non è un'azienda commerciale, che è una cosa a cui io ci tenevo tantissimo, è stato un riconoscimento molto valido, che è la Fondazione Arezzo in Tour, che entrerà non solo a far parte, diciamo, della nostra organizzazione, proprio perché, e questa te la do come notizia nuova, il palazzetto dello sport nostro, il Pala Sportestra, è diventato, con più di 90.000 presenze l'anno, un punto di arrivo per il turismo sportivo. Molti arrivano e chiedono di Arezzo cosa vedere, cosa fare. Allora la fondazione sarà presente all'interno dell'ingresso del palazzetto con uno stand particolare molto molto bello e invitante, diciamo, per vedere la nostra città, oltre a essere poi inserite nelle divise da gioco. Quindi siamo ben contenti di questo nuovo nome che si lega alla SBA. Allora c'è da augurare solo buon lavoro a questi ragazzi. Sì, sì, ne abbiamo bisogno, dobbiamo lavorare tanto, diciamo buon lavoro. Tra i giocatori, insomma, più acclamati della scorsa stagione, questi canestri davvero dell'ultimo minuto, come si affronta allora questa stagione nuova? Allora, a livello di squadra sicuramente sarà una stagione secondo me molto divertente, perché la squadra è nuova, cioè maggior parte dei giocatori sono nuovi, giovani, quindi sicuramente sarà interessante vedere come affronteremo il campionato. Non sarà facile, perché sicuramente ci sono tante squadre molto competitive, Firenze, Siena tra le più competitive, quindi dovremo stare tutto il tempo concentrati per poter dare sempre, insomma, il nostro apporto. Ecco. La stagione passata ha confermato appunto che non si molla fino all'ultimo secondo, fino all'ultimo minuto. Coach Evangelisti ha detto: punteremo molto anche sui giovani e ovviamente magari conterà anche su chi, no? Più esperto come te, riuscirà a fare gruppo e amalgamare, come dicevi tu, coloro che arrivano per primi quest'anno. Certo, io personalmente purtroppo, come sapete, non sarò subito a disposizione dello staff e della squadra per un infortunio che ho avuto praticamente la penultima partita dell'anno scorso. Ora i tempi di recupero non li so, nel senso che li so, ma preferisco per ora non dire date che sono per ora provvisorie. Il recupero sta andando molto bene, sta procedendo bene con lo staff, soprattutto con Maracini, con il fisioterapista della squadra, sta andando molto bene. E quindi niente, speriamo possa procedere tutto per il modo giusto.